La vita è dura, hai le bollette da pagare, persone a cui badare e molti dolori e fastidi. Un qualche sollievo in vista? Certo che c'è! Grazie alla digitopressione puoi attenuare lo stress che ogni giorno ti devasta il corpo. Scopri questi 8 punti di digitopressione che possono essere manipolati per trasformare completamente la tua giornata. 8. Artrite e dolori articolari. Che tu abbia fatto attività fisica intensa o che stia invecchiando, lottare con il dolore alle articolazioni può essere terribile. Se stai cercando di allontanarti da farmaci come gli antidolorifici, questa lotta può essere particolarmente ardua. Ma se ti dicessi che la parte posteriore delle ginocchia potrebbe fornire un sollievo immediato a dolori articolari e spasmi muscolari? No, non è troppo bello per essere vero, è solo la scienza della digitopressione. Questo punto di digitopressione si trova dietro entrambe le ginocchia, proprio nel centro, dove si piegano. È conosciuto come il punto di Middle Crook. Per attivare questo punto, premilo delicatamente per un minuto, una gamba alla volta. Fare questo ogni giorno può alleviare la rigidità alla schiena, l'artrite alle ginocchia, schiena e fianchi e anche il dolore alla sciatica. 7. Cefalea tensiva. Se hai una vita molto impegnata, probabilmente ti capita spesso di avere dei mal di testa da stress. Aia! Uno dei mal di testa più comuni causato dallo stress quotidiano è chiamato cefalea tensiva. Questi tipi di mal di testa possono essere stimolati dallo stress generale, dalla tensione, dalla carenza di sonno o da una posizione scomoda, come ad esempio quando fissiamo a lungo lo schermo di un computer. Ci sono un paio di punti di digitopressione che possono aiutare ad alleviare questo mal di testa. Uno dei più facili da trovare è sulla mano. Puoi trovare questo punto di digitopressione nella parte carnosa della tua mano tra il pollice e l'indice. Premi saldamente su questo punto mentre lo massaggi per 5 minuti. Ripeti lo stesso movimento dall'altra parte. Dovresti iniziare a sentire il tuo mal di testa che si calma. Ah, dolce sollievo! 6. Dolore al collo. Il tuo collo si irrigidisce quando ti siedi curvo su una scrivania fissando il PC tutto il giorno? O forse ti sei svegliato dopo aver dormito in una posizione scomoda? Dal momento che il collo contiene ossa, muscoli, nervi e articolazioni, per non parlare del fatto che regge la testa tutto il giorno, non c'è da sorprendersi se dà dolore ogni tanto. Qualunque sia la ragione, il dolore al collo è comune e può davvero rovinarci la giornata. Un modo per alleviare la tensione al collo è attivare il punto chiamato Zhongzhu o T3. Questo punto di digitopressione si trova tra le nocche del mignolo e dell'anulare. Premere delicatamente ma con fermezza su questo punto per un minuto può aiutare a favorire la circolazione e il rilascio della tensione. Ripeti questa mossa se necessario per alleviare la tensione al collo durante il giorno. 5. Mal di stomaco generale. Mangi ogni giorno, sei umano dopo tutto. Ma mangiando cibi diversi può accadere che ci venga mal di stomaco. Che si tratti di indigestione o di intolleranza alimentare, avere a che fare con un fastidio allo stomaco non è mai una passeggiata. Per alleviare diarrea, costipazione e disturbi generali, puoi attivare il punto di digitopressione noto come nonno nipote. Questo punto si trova sul piede, più precisamente nella parte interna, appena sotto il collo del piede. Massaggia questo punto per alcuni minuti per alleviare l'indigestione e perfino la nausea. Premere su questo punto può anche armonizzare il flusso di energia nel tuo corpo per far muovere le cose nella giusta direzione, se capisci cosa intendo. Non c'è bisogno del Gaviscon. 4. Crampi mestruali. Le donne adoreranno questo tipo di digitopressione. Se soffri di crampi mestruali ma non ti piace prendere antidolorifici, forse la digitopressione può darti il sollievo di cui hai tanto bisogno. Ci sono un paio di punti di digitopressione che puoi manipolare per alleviare il dolore mestruale, ma quello noto come mare di energia è incredibilmente efficace. Puoi trovare questo punto a circa due dita sotto l'ombelico.
con l'indice esercita una leggera pressione e aumenta gradualmente la pressione esercitata fino a quando non senti che il dolore mestruale si allevia. Ma fai attenzione a non premere troppo forte perché potresti far peggiorare i crampi. Puoi anche mettere uno scaldino o una borsa dell'acqua calda su questo punto per trovare sollievo. Problemi di sonno. Soffrire di stress quotidiano può trasformarsi rapidamente in stress notturno, il che ti lascia sveglio per ore e ore. Storia già sentita? Secondo uno studio condotto nel 2018 alla School of Medicine dell'Università della Pennsylvania, un americano su quattro sviluppa l'insonnia ogni anno. Se sei una persona che ha difficoltà a dormire durante la notte, forse un po' di riflessologia può darti una mano. Il punto Shimen, se manipolato correttamente, può fare miracoli per l'insonnia. È possibile individuare questo punto di digitopressione trovando il punto morbido nella parte anteriore del tallone sotto al piede. Premi questo punto per un minuto per favorire il sonno. Questo punto può anche essere attivato dal calore, quindi immergere i piedi nell'acqua calda prima di andare a letto può essere un'ottima opzione se stai cercando di conciliare il sonno. Ehi, puoi anche farti un piccolo massaggio ai piedi! Sogni d'oro! 2. Dolore sulla zona lombare. Stare seduti tutto il giorno può sembrare una gran comodità, ma dopo un'intera giornata alla scrivania è probabile che ti venga un po' di mal di schiena di tanto in tanto. La lombalgia è spesso causata da uno scarso sostegno lombare, che fa comprimere i muscoli della zona lombare e i nervi. Aia! Per alleviare il dolore lombare è possibile stimolare il punto Urinary Bladder 62, noto anche come vasodestensione. È possibile trovare questo punto individuando la depressione carnosa appena fuori dall'osso della caviglia. Massaggia bene questo punto oltre all'arco del piede. Questo massaggio dovrebbe alleviare la rigidità e aumentare la gamma di movimento nella colonna vertebrale. E potresti prendere in considerazione la possibilità di cambiare la sedia della scrivania per avere un supporto lombare migliore. È solo un'idea. 1. Raffreddore. La gola ti graffia, il tuo naso cola come un rubinetto e ti senti super stanco. Eh sì, ti sei beccato un bel raffreddore. Ecciù! Anche se stai molto attento, sei obbligato a tirare su col naso ogni tanto. Ma se non vuoi ricorrere alle medicine, la digitopressione può essere un'ottima alternativa. Il punto di digitopressione Lung 7 è quello con cui si trattano i sintomi del raffreddore e si trova appena sotto al polso. Posiziona due dita sul solco opposto al gomito del braccio opposto, proprio sulla piega in cui senti una leggera depressione. Mentre pizzichi la pelle, massaggia la zona con le dita per un minuto. Puoi ripetere questo movimento su entrambe le braccia per tutto il giorno, se ne hai bisogno. Addio raffreddore! Ricorda, quando manipoli questi punti di digitopressione, è importante ascoltare come risponde il tuo corpo. Se senti dolore in qualche punto, smetti di farlo subito e cerca l'aiuto di un riflessologo o agopunturista professionista. Potresti avere problemi di salute che non conosci. Quale punto di digitopressione di questo video hai trovato più efficace? Non essere timido, facci sapere com'è andata nella sezione commenti. Non dimenticare di mettere like al video, di condividerlo con i tuoi amici e di fare clic su iscriviti. Resta su Il Lato Positivo.